Per Jenny? Qua stanno. Gli ho quella piccolina? Non li ho calcolate bene allora. Estate. Ok, noi stop. Ma finza da tu. Finza da tu. Va bene, va bene. Zura. Un po' più sotto e anche chiudi anche lì. Per un po' di droga. Cosa vale? Chiudi anche lì. E qua lo sticchi per Jenny. Jenny? Lo sticchi è da... di Blower. Di Castel. Vale che è da? Vale che è da? 7-7. Vale da? Oddio Valentino, please help. Yeah. Lo giro un po'. Sì, non chiudo. Ma qua ci devo mettere in forno. Come fai quello? È la persona. Come fai? Quello può essere un contorno, ma so che è una polentina, una salsiccetta, metti quello in forno e fa la salsiccia. È tipo un cacio cavallo. Ma lo devi scaldare dentro? Devi trovare la plastica, lo metti in forno, poi si scioglie il fuoco. Ma lo fai? Lo prendi e lo spazio? No, lo mangi direttamente, lo mangi lì. O magari lì dentro c'è tutto questo formaggio una volta visto. E magari ci metti le fette di dentro direttamente di salsiccia e fai quello. Magari ne mangi già, devi dire. E così si mangia. Non lo so, non l'ho proprio mai fatto perché mi sembra sempre troppo. Vabbè, comunque ti rimangono poi queste che sono. Queste sì sono. Facciamo uno, ogni tanto a noi e poi diciamo. Mamma, è questo che vuoi. Questo libro scrive pure questo. Super, like a race. The heel is his fire, tu vedi? Ok, già è caduto fuori tutto, dai, smettila. Come il latte stamattina a casa, uguale? Sì, come la pizza ieri sulla maglietta, ah, la maglietta è rimasta. No, non l'avrò portata. Non ha sturbato tutto il mondo. Questo la pancetta o non la chi sei? Sono nominativo, ha detto. Per scoperto. Non mi ha detto. Oh, guarda no. Qua. No. Scotti? No. E si è aggattato, eh? Ce la fai qua. Ti fa da là. Questa è una bomba, metti qua. Come verità. Mamma, ascolta che merda. E il topiano? Ho scoperto? Ma io ho detto, come? Ho scoperto che non è il topiano? Sì, se fa caldo. Non mi spiace che non riesco a cogliere tutti questi. Ma sono poi così. Questi cose? E questi dialoghi? Dice cosa da, non si macchiano, eh? Sempre con le etichette con nome. A tutti i dogi si fa. Questo è per te, dice. Grazie. Solo il pepe manca a tavola. Fatela prendere. Non mi sono prima. Cioè, parte la festa. Ma vuoi prendere un cucchiaio? Mamma, io prendo mai high. Sei chiama mamma stop e sono meglio. Mamma stop, ma con mai. On the quiz, Basir. Wow. Che ore è compagnia di casa? Buona, senti qua la pancettina, buona. Il sorriso è buonissimo, il sorriso. No, ora che dico, ma aspettate, formaggio, non lo so. Perché? Sei a menare? Sei a menare. La San invece fare mirare la Napoli, la quarta donna. Ma questo è buono, delizioso. Quello di Romini è ancora più buono. Veramente. Ma quello è come pancetta. Quella è radicchio e pancetta. Questo è buonissimo. È radicchio e pancetta. E quello invece è pancetta e zafferano. Questo è buonissimo. Mangialo, no? Ma non lo so. E poi te l'ho messo in 2000 che tiene caldo. Perché deve la mira con il primo. No, aspettavo. Ma tu ce l'hai il vinello, non bello. Vuoi un po' di formaggio, per? No. Ma non volete il vino rosso? Hai aperto questo? Vabbè, non so. Questo. No, dai, il rosso. Questo. C'è anche tutte le due. Ma poi tutte e due pieni. Perché vuoi? È finito qua, c'è la roba lì. Ma fate lei, poi vado di piatti, dai. Un po'. Due bottini.
Qui mettiamo un tappo perché se perché no si quando si è... non si vuoi andare di bianco? Io lascio guidare sì, sì, sì. Poi le tappiamo per bene. Va benissimo la bambina. Com'è il fatto? Lecca? Questo nuovo pigiamino della Jenny. Tu ricordi no, quando vuoi zafferare, io te lo faccio. Quello va bene anche con lo specchio. Se vuoi che te lo fa mamma, te lo fa anche la mamma. Non sono capace. No. La cultura. La cultura mi sa che ci siamo, Non è scotta. Non è zafferano rosa? Di zafferano. Ah, questo? Questo è una ma dove lo fanno con zafferano intanto? Ma questo così o quell'altro? Prima sì. No, no, io sono girato ma non lo vedo. Zafferano? Ma come ho capito? E non me lo fate, non vi capita? Non è nei miei. Ma se c'è zafferano? Zafferano? Sì, ma questa è una mandolina che fa tutto. Ma non sapevo fare che a mano. Quei funghi? Guarda, non vuoi solo una specie, che è la più cara del mondo. Il doppio del sì, quasi sì. Il triplo del tacupo. Sì, sì. Zafferano? Perché basta la più preziosa. Sì, sì, è la più preziosa. Alimento più prezioso. Per fare quelli di zafferano ci vogliono 10 ettari di terreno. Perché un fiore. E cresce solo in certe zone e per un certo periodo. E questo è un fiore lì, che in mezzo c'ha due. No, no, in Italia ormai lo fanno. È brutto. La regione che c'ha due distigli. E anche al nord Italia c'è. C'ha due distigli arancione. Quelli vengono presi. Per il tempo per comprare. Un cestino delicatamente. Questi devono essere. Lo devi essiccare in un certo modo. Il portaggio. E per fare un video di 12 ore buone. E l'oro. L'oro rosso forse. Questo mi serve una cosa. L'oro giallo. Anche in Italia si può fare. No, perché in realtà è rosso prima di essere cotto. Che è quello tuo? Una polvere rossa. No, fa niente, dai, guarda, la polverina rossa, che poi diventa così. Ma è la panca? Come la cucuma, anche la cucuma, stesso come la cucuma. E che cade che si dà il gusto. Mi soffrire. Geni vero, geni vero, geni vero. Sì. Il geni, amore, ti piace? Buono. Ti piace? Io ti aspetto anche a te. Geni, c'è questa la maglietta della Juca. Se me lo mangio, bravo. Non te ne così la maglietta, eh? Però. C'è un po' di ciccia, quindi, no? Io... quale maglia che metterà? Metterò, lo sapevo. Secondo me è bianco nera. Sì, ma forse... Champion. Ma perché sporchi... Anche io sporchi e bianco-verde. No, verde-nero. No. No, bianco-verde. Sì, sì, basta che non mettete quella gialla. A che la comincia la palla? Alle 9. Due gialle. Però avevo tempo di girarla. Quella era di l'anno scorso. Lasciate con quello. Per lui è la prima volta, quindi lui sa un tempo. Hai considerato? Si vede la sua squadra. Ma anche Pepe la prima volta. Ma poi anche la sua, perché lui. Io con lo stadio. In Italia. Allo stadio Juventus. Lo stadio vero. Allo stadio. Alla casa madre. Io con lo stadio. Però lui già l'ho vista. Alle Alpi, visto la Juve della Champions League con Viale, buono, a Germania. Ah, non l'hai vista poi mai in Italia? No, visto la Juve di quell'anno e poi un'altra volta con Mulder. Ah, quella prima ancora forse. C'era Vanelli, ricordo. Fino a Bianca. Boh, tu sei mai andato a Lorita delle Alpi? Mio padre è milanese, solo San Siro. Andro il mondo, con due Juve, Mulle. Ce n'è ancora un paio di mascolini. Ma che era? Mi pare tutto il doppio. È buono, però no. Vabbè, ragazzi, ma stanno andando col? No. C'è un po' di frittato, con il frittato. Ma c'è uscito il tridente sfilato. Allora, frittata. Tridente strato. Un po' di frittata, per me. Eh? Una fetta di chiesa. Tanto questo è lo scarpo.
E poi vieni al salto. Ma vicino a me mi sono che sono fatto là. Ma è un po' bello. Questo, questo è troppo duro. Questo aspro. Quale? Il Chianti. Io trovo aspro. Allora è buono. Io trovo è buona la manese del mio cuore. Poi la faccio ogni tanto? Con le salse altro dolci del mio. Le hai levate dallo zaino con le salse che anche tu le spiacci che ti sporchi tu? Si è portato a casa le salse della manese. Io ho comprato troppe salse. Ce ne hanno due in più, troppe. Sì, due di quelli. Tu poi le mani lasci lì, lasci lo zaino, ti fa tutta una bella parte. Cosa fai con lo zaino? Lo svuoti e ci metti dentro la roba che ti serve per andare allo stadio. Non puoi portare lo zaino. Lo puoi portare, ma lo controllo. Non lo so. Cosa? Meglio no. È sempre così. È sempre così. Vabbè, porto, lasci in macchina e... Non ci serve a portare. Per quello che voi ci utilizzate? Niente. Allora lo portare, è più comodo. Tickets nella tasca che mi arrivano fino alle ginocchia. Ah. Aspetta, un po' della Juve. Vuoi con il mestolino? No, no, no. Della Juve. Dai, mi piatti. Che bello l'orologio. Sto bene così. Tu sei bene così, nonna. Non vuoi neanche la pizzata. Sì, un pezzettino piccolo. Un pezzettino piccolo. Sì, dai, così. Ah, ma c'erano anche gli olive, eh? Guarda qua. Beh, mi mancava. No, dai, mi quel piatto che è arrivato di là. E mi mancava l'appello, no? Se qua sono... Anche con le pizzette. Non chiede la pizzetta. Come se no te la resti. No, tutto mio padre le voleva. Me l'ho chiesto. Tu dammi il piatto perché ci stai mettendo cosa là dentro. Ma poi tra l'altro una volta delle api non meritava perché c'era la pizza intorno. No, ma a me quello che si vedeva malissimo. Di quello stadio che io ho detto, mi ha che è bellissimo. Ma quale? Me lo stadio. Quale? Me l'aiuto? Quale nuovo? No, 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 no. La porta bene. Va bene, lo stanno, avevo visto su Google Maps quando era tipo un'ora e mezza all'esatto e avevi ragione tu, 41.000 spettatori. Io le cose se le dico le so, forse... 41.000 quindi no. La metà di San Siro. Pensi che quello lì, sai com'era? Era il vecchio stadio delle Api, hanno fatto in Italia 90 e conteneva 75.000 posti, era il secondo stadio più grande. Quello vecchio era grandissimo, vero? Era grandissimo, era un deserto. A Torino la gente non ci va per essere la Juve, non è come a Milano, come a Napoli, che lo riempio. Arrivavano 18 la Juve, giocava allora, con 18-19.000 spettatori. Perché era una assenza per non stare in cose grandi. La Juve era il club con più tifosi al mondo, almeno ma in Italia. Ma non è la sua città. Esatto, ma sono, cioè per assurdo allo stadio, cioè, in realtà come la Juve, è più giusto uno stadio fatto come con questa concezione, piccolo, quello lì, secondo me non fanno neanche più di... Ma poi non sono neanche molto più... No, non li faranno, però almeno... Ma la base che è rimasta, va in linea, è la stessa dello stadio. Ma tutti quelli nuovi sono allora, 50... La stessa, è la stessa dello stadio, poi solo che... Ma allora, come sono, allo stesso posto? Però io è lo stesso, tanto è vero. Bene farlo. La vedrà, c'è una struttura esterna, allora, no, una bretella di metallo, una a destra e una a sinistra. Era 80.000, 90.000. Era la stessa struttura che vedeva la struttura del vecchio. No, almeno 60. Hanno 80%. E allo stesso posto dove stava il vecchio hanno messo il nuovo. Il campo è lo stesso. Gli sì. Spogliatoi è lo stesso, hanno ristrutturato solamente le tribune. Cosa per un farebbero con San Siro se lo dovessero rifare? E la cosa brutta secondo me, perché dalla, io ci sono passato dal Belgio, da Saverovino, ci passo lì vicino, si vedono queste due torrette, le pretende, un detenitoli, no? Di metallo, che escono le stadio, che servono, e dentro lo stadio, vedi le corde, capito? Se tu ci fai caso, alle quattro punte ci sono le corde d'acciaio. E non è... capito? Secondo me. Vedrai. Sì, ma infatti intorno al stadio ci sono tipo le cose, i triangoli. Che le cose per quando sei lì? Sono dei tiranti. Sono dei tiranti. Ma sono dei triangoli... È sempre una bella emozione lo stadio. Io gioco ancora, sono la sentiera. È tipo... qualcosa fuori dal stadio che ancora... Che dico lo stadio dentro? È stato secondo me. Non l'ho mai visto, l'ho visto una volta. Sono dei pilastri. Di ferro di ferro a quale è collegato, sono collegati quattro cavi che tengono la copertura attuale. Questo sono i miei e si vede il legame, cioè quattro lati, vedi si qua che potrebbero nella confezione di quelle siciliane. Ma io avevo sentito da qualche parte sul
ti dico one football proprio per finire che Milan andava so per gli anni a un altro stadio San Maura San Maura San Maura. Sì. San Maura. Maura. San Maura. San Maura. Sì, veramente. Vabbè, ne stanno parlando comunque. Ci sono stati un sacco di pensa che adesso c'era una specie di ipotesi, che però si parlava dell'Inter, che volevano fare tra il forum di Assago quest'anno sano, con lo spazio delle sì, sì. Mettere lo stadio nuovo dell'Inter. Ma l'Inter 90% non parlerà. E anche per chi vive qua a livello di valore la vita sta arrivando un americano a chi vive i residenti cioè valorizza la zona capito perché metti un qualcosa un servizio ma quale sarebbe questo spazio del trust allora la tangenziale per andare verso Binasco per andare a Forfiglia no per andare bravo autostrada tu quando c'è il forum se vai verso la Silvia ti lasci il forum alle spalle, sì. Cioè nel senso ti lasci Rozzano verso le spalle e vai verso Milano. Se invece vai verso Pavia, andando dall'autostrada, la parte sinistra, l'altezza di Rozzano, che cioè non è che la vede, però si sa che c'è uno spazio verde gigante, lì, che praticamente sarebbe, hai presente quando arrivi a Rozzano, sai il ponte della tangenziale? Per andare verso Pavia, Pavese. Sì. Dove c'è il Green House? Bravissimo, ma dopo il Green House, con lo spazio verde là dietro. Ma che barata. Però in Italia, da quello spazio verde lì, non avete la tendenziale. È grande. Ma becca, sia la Pavese, spazio verde e il pezzo di tangenziale, autostradina che poi ti porta a Binasco. Tutto lo spazio lì sarebbe l'area deputata a. Diciamo, per fare quindi quei due stadi, uno per sì, ma così devono fare. Per dividere, per privatizzare e dare. Che nessuna città al mondo la possibilità di guadagnare. Perché questo è l'unico club che potete guadagnare in maniera scegli, totale. Cioè scegli, oh my god. Sugli sponsor, sulle vendite, sui biglietti. Vale, snake frittata, if you want. Cioè, con un salamino, una frittatina che ci sta. No, stop, stop. No. Allora vai, dai, ritira. Una basta, sola ancora. Basta. E rossi? Sì, sì. Beh, dimmi adesso una vicina. No, una, due, lo so, piccolina. No, pensa. Un'altra piccolina? Sì, dai, più di piatti. No, va bene, basta. Ma? Pane. No, arriva con un altro piatto. Oh, cos'è quella terra? Il zibello? La coppa. Questa piace a fare la coppa. Va. No, niente. Io so la coppa che gli piace a Valentino. Quella delle piacce lunghe. È girata, ma? Sì. No, non vedo la piace. Vai. Dopo vediamo la coppa della Champions, eh? Vediamo. In che senso? Io no, devi mandare pure il foto. Sta nel museo, sta. Ah, no, è l'unica che avete. Anche fare aprire... L'unica vera. Chi vuole stata? Papà. Guarda che non ce n'è una, ce ne sono due. Sì, lo so. Ecco. Ma sono buoni di balsamico. Che buono questo pezzatino. Vedi? Mi dai un po' di coppa, 36 coppi fare. Metti un po' di coppa. Ma in Italia avete rubato per anni. Lei in Europa non si può rubare, infatti. Non fare. Qua. Passa lì, anche siete la seconda squadra d'Italia, eh. No, quando è fare l'Italia niente. Dopo l'Inter. C'è. Buonissimo. Ma no, direi che è perfetto. Potrei avere dato pure il culo che ho detto un po' la cosa. No, benissimo. Mi sta pure meglio. Un po' di pepe. Un po' di insalata. Ma gli amici sono proprio fabbrici. Buono so. Un po' di verdura ragazzi. Che fa bene, fa molto bene. Questa è quella con i peperoni? Questo è un vostro marchio secondo me, eh? No, non è un marchio. Ok, li mangio. Cosa?
cambia un valore. Ti accorgo? Ok, io non capisco perché. Ma almeno il vino non rimane così gialla, a un certo punto rimane, diventa un po' valida. Rigina sotto. Affettata? Come la faccio? No, c'era un tipo di uova. No. Ce l'ho messo lo zappo. Secondo me, magari l'uovo non è abbastanza alto, se il filtro l'olio. Guarda. Ah, sì. Basta l'olio dentro. Basta l'olio dentro. E si infiltra l'olio. Vero, sì. Questo, la temperatura si sta incida. Sì, lo so, ma io la faccio sempre per fare. Magari fa la prima forte e poi la passi piano piano. Sì, oh! Prima deve essere l'olio caldo, poi la prendi un po' calda, poi la sorelli, poi andare in tutto l'uovo. Ma ancora prendo? Buonissima. Jenny, non vuoi la frittatina? Ah, sì. Jenny, fritta. La frittatina. Buona, Jenny, vieni qua, guarda che buona. Come? No! Dai! No! Dio, tu non sei il mio capo! Ma prima che andiamo da una cena di cantina, però! Cosa? Non sei il mio? Tu non sei il capo! Ma il clavo? Ma sei il tuo fortunato! Fatto bravo! Diciamo bene! Diciamo bene! E poi lui si dice cosa adesso? È il mio capo, papà? No, non in quel contesto! Un altro contesto! Ma perché a scuola mi insegnano così, eh? Ma il capo è brutto. Vabbè, il brutto letteralmente dicono che tu sei il capo di te stesso. Ma quello che è, no? Il capo è il un genitore? No, no, vabbè, non sei un brutto così, ma fare un'altra cosa. Va bene. Una cosa così? No, vabbè, dai. Ci vado troppo. Madonna. Questo è il pass? Qual è il mio? Ma mi sa che sta vincendo l'altro. Che cos'è che l'altro? Non il Chianti, l'altro? Il Conte. Conte. Castel del Monte. Conte. Dozzone spagnoletto. E gira dietro la taglia, e vedi da dove arrivo. Spagnoletti, sbugli. Non c'è la pena. C'è la pena. Aspetta. Jenny, la frittatina? No. Andrea, BT? Cos'è BT? Di Taranto. Bari. Taranto. No, no. Bitonto Andrea Bitti è un paese anche in Puglia, sì, sì. Barletta, Barletta e Trani, Bitti, Barletta e Trani, Salento è come Monza Brianza? È nel Salento, che è Salento? È a Bari, attaccato a Bari, zero. Quindi è vino di tipo quello del Salento, tipo il primitivo, quanti gradi? 12 e mezzo, no. Perché io non faccio, non è più quello, non mi piace. Lo faccio, lo faccio. Già, fai come, così, dai. Non so se lascio il trono, dai. Devo mangiare. Devo lasciare. C'è il forno. Mi ha un po' bagnato così. Ma tu zio, non c'è il forno, però. Perché? Wow. Oh, la moglie. Si può così a occhio. Da tenere in casa? Sì. Ogni punto della seconda. No, stamani. Ma che fanciulla, te lo portano loro. No, ma c'ho la scorta, la scorta degli avanzi delle varie quasi quasi relazioni. Spazio. Oggetti. Poi ci fai una vetrinetta a parte questo. Questo appartiene a questo poi. Cosa facciamo qua? Cioè, è triste lasciare questi pezzettini qui. È peccato, eh? Questi pezzettini di pane. Ma hai ancora un po' di coppetta? No, ce l'ho. Guarda, non pensata, ma... No, io non lo mangio mai. Allergica. Allora. 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 Ti prego, questo, perché se lo mangi tu. Allora. Un po' di questo, bambino. No, è raro che mi mangi l'isolato. Sai il pezzo che mi piace l'isolato? Quando non c'è l'insalata.
la lattuga con un filo d'olio di pulita e basta. Quindi, tu volevi mettere questo? E dovevo andare tanto invece. Però mangio la verdura in genere, tutto. Tu sei più della per la verdura cotta in generale. Sì, anche zucchine, pinocchi, queste cose qua. Cavolo romano, zuppe di verdure. Sì, sì, ma mi sa. Quella dice va avanti, mangia anche cose. No, è che non la mangia, però. Però non è che ci vado poi. Basta, è una super forchetta. Guarda, hai fatto un pranzetto semplice ma caldo. Un normale. Semplice ma perfetto. Semplice ma mica, 27 portate. Cioè anche quando non fai la prelibera, ma anche quando non fai la prelibera in piedi, di attrezzi. Cioè l'hai fatto a tavola, però per prima, per il secondo, per un po'. Lo... Veramente volevo fare anche i carciofi fritti, però era troppo tardi, ho detto faccio una domanda, un altro giorno. Ah, già sto scoppiando. Sono bei 5 carciofi per cioccolanti. Domani vi ho fatto la ricetta pesce, va bene ragazzi? Sì. Domani pesce. A cena a pranzo. A cena, dai. Sì, perché noi a pranzo ci siamo mica domani. Lo facciamo a cena. E se non chiudo, come faccio a farmi dare i soldi? In casa poi li chiudo. Facciamo a cena, così il pomeriggio lo vado a prendere. Scoperto? Ma stasera lo faccio, perché non mi vado a prendere il pesce stasera e congelarlo. Però potrei metterlo anche in frigo, però ci sta. Però le mamme si aprono. È in blitz che se ti ho detto per chiedere il rimborso, come fare, non lo sai e te gioessi. Non ci vedo io. Io ho rimasto un pezzetto di frittata. Vabbè, se è dai 12 anni è bello, però. Da 12 e 2 e mezzo. Se piove, se è bagnato, non gli danno indietro i soldi. Ti dà un coso per lui, così ci devi usare. No, è tutto sull'app, non può fare niente. Quello non sa un cazzo, non serve niente. Devi pagare. Ti rimborsa nel bar, se tu non mi ridi i soldi sull'app, non ti preoccupare. Ma glielo devi dire, però fanno in automatico. Non lo sai. Fammi una domanda che ti fai. Non possiamo mangiare ragazzi, ma stiamo presentando per adesso uno non si vuole più parlare, per la mano più grande di Dio, ma cazzo non lo fa. Perché devo lottare? Ma cazzo non è? Non lo so. Sarà sempre non mi farebbe più piacere domani. Piovere. Ma sì, ho quello che è, se è piovuto non possiamo giocare, non giochiamo. E poi arriva perché qua di qua, se non. E da noi? Perché? Mi viene da noi dove? Sì. Anche da noi. Piove? No, ci arriva la primavera, vuoi fare a campo. Appena a fare un po' di vacanza, io voglio adesso che fa caldo. Dobbiamo mettere le piante. Che piante? Davanti a casa? Sole. Mai goccio d'acqua. Beh, metti qualche pianta di pergolato. Già l'ha messa, quella del nido. La quindicina in barbatelle ti fai un bel tatà. Quella fa 30 anni forse lì. La vite è piccola, vuoi lasciare la vigna? Le barbatelle. Che lì c'è qua sempre vicino alla zona della noce, viene un vino spettacolare. Poi quando si pulisce il futuro orto si può fare un po' di vite lì. Dove c'è quello spazio? Beh, dove viene fuori un piccolo pergolatino? No? Sì. Lo puoi fare con le viti, ma puoi investire. Metti proprio un pezzo piccolo d'oro per pochissime ore. Se lo metti a mettere come base adesso, che sei ancora sbarbato, ma dopo vai in pensione, lo puoi curare bene, poi hai già messo, capito, quell'uva che si ricircola. Perché più l'uva esce, c'è sempre la mesura. E poi anche è anche pesante dagli animali, perché questa è bella l'aria. Con questa vita è perfetta, questa vale. Ma è così. Stai benissimo. Ma ci sta bene anche quella bianca nera. Ma è finita di ballo? Sì. È di ballo, era magari. Lascia stare, fa quello che vuole. Hai messo il Deo? Senta, no?
No, tutto bene. Allora, volete un bel confermo già aperto qui con un po' di spicchi di arancio a tavola? Vuoi mangiare una frutta? Ma lì c'è il tavolo, è già aperto, ce lo spostiamo. Se no, perché tanto deve mangiare il caffè. Va bene, lo faccio. No, non voglio consumarlo perché tanto non vanno male. Che cosa? Il pompelmo, l'arancia, la lunga. Ah, e quindi il telefono di Dani? Eh? Il telefono che lo c'è sul balcone. Quanto mi dai? Ma prima i soldi, vale. C'è la prugna, ci sono anche i chili. La prugna ne ho mangiata io una. Com'è? Al vicino. Era uno spettacolo. Sono lì, eh. È proprio quella dura. Accendi la luce del soggiorno. Ma dura, lasciate, fammi un attimo seguire la situazione perché avevo tutto. Accendi la luce del soggiorno. Quanto vale? Tu mi scusi, se no lasci lui. Ah, ne cos'è lì? Ah, dai. La metti sul sedile dove ti siedi e lasci le appesa. Ma cosa devi portare? È importante che vi ricordate. La bianca sul letto da nonna. No, sul taglio ci sta proprio da Dio, vale. Ma sì, sì, è vero. Lo zaino ci coglie ora? Vale. Non la vedo da qua. Attenta. No, mettiti bene, dai che ti fai male. Non è vero. Sì. Brava. Ma ti ho dimenticato, te l'ho preso. Ah, ma qua si deve mettere dopo. Mica solo. Ciao, fighi. Ciao. Buona partita, buon match. Buona partita, attenzione, con la macchina. E anche per lo stadio, attenti. Oh, almeno 3 gol di vantaggio, sennò sono fischia di tutti, Dai, buon divertimento. Almeno 3 gol di vantaggio. Dai, dai, che stasera forse. Una calma, eh. Sì, diciamo che meglio che non parli. Non diciamo niente. Che carini. Ciao Salas. Salas Seniors e Salas Junior. Vale. Questa è la maglietta, vedi? Questa va bene, con Di Pa, con Di Pa, si mette alle cose più importanti. Dopo Vego Bis, alle 2. Ciao, ciao. Buon divertimento. Poi fammi sapere cosa devi fare stasera quando torni. Dopo la partita andatevi a fare il giro in piazza San Carlo. Tornando la mattina. In piazza San Carlo c'è il macchinone spettacolare. Come ieri sera la distretti, pure stasera la distretti. Date dei biglietti online. Ma ci sono persone anche quello online abbiamo preso. Il telefono è quello di Peppe. Papà. Wow, reading book.